Ciao ragazzi, oggi a grande richiesta facciamo la potatura del lampone, un argomento molto molto facile che però è essenziale eseguire in maniera corretta se vogliamo avere dei lamponi buoni, grossi in estate. Innanzitutto cerchiamo di capire dove la pianta va a fare i lamponi. Li va a fare sui rami dell'anno e sui rami di un anno per la produzione tardiva. Chiaramente qua stiamo parlando di lampone rifiorente. Quindi avremo una produzione in primavera, tarda primavera e a fine estate. La produzione primaverile si fa sui rami dell'anno e questi sono quelli che hanno prodotto i lamponi questa primavera. Sono quindi rami di 2 anni adesso, solo che i rami di 2 anni si possono riconoscere facilmente perché sono secchi, vedete? Perché il lampone va proprio così. I rami di 1 anno sono vivi e produttivi a fine estate e i rami di 2 anni seccano. Quindi tutti i rami secchi, per prima cosa, li andiamo a eliminare alla base. Giù sotto a filoterra dobbiamo andare. Secco. Anche questo è secco. E anche questo qui. Li ringraziamo per tutti i lamponi che ci hanno dato, ma non ci servite più. Quindi abbiamo tolto alla base i rami vecchi del lampone rifiorente. Lui andrà a fare dei nuovi rami da terra che andranno poi a fruttificare a fine estate. Per quanto riguarda la fruttificazione primaverile, avverrà su questi rami qui. Rami di 1 anno, riconoscibili perché sono rossicci, sono ancora vivi, non sono secchi, e all'apice hanno questo residuo di fruttificazione. Questi sono le parti del frutto che abbiamo raccolto, oppure i frutti che sono maturati troppo tardi e non siamo riusciti a raccogliere. Questa parte qui cosa dovremo andare a fare? Cosa faremo? Semplicissimo. Andiamo dopo la zona della fruttificazione, dopo la quarta, quinta gemma all'incirca, a tagliare così. E lo lasciamo così. Questo è tutto quello che dobbiamo fare, ragazzi, semplice semplice. Quindi, fruttificazione, 1, 2, 3, 4 gemme, alla quinta tagliamo. Se c'è qualche diramazione, la trattiamo allo stesso modo. C'è chi la toglie, però io preferisco lasciarla. Vedete, questo è quello che dobbiamo andare a eliminare. E tutta la pianta così. Dovremo lasciare quindi 4-5 rami, così, 3-4 anzi, non lasciamone più di 4, perché sennò andiamo a sovraccaricare la pianta, andiamo a affollare troppo, verranno lamponi piccoli e difficili da raccogliere, perché saranno in mezzo alle spine e ci pungiamo per niente. Diramazione, via. E anche questa. Questo qui invece è il fusto principale e lo andiamo a trattare come abbiamo detto prima, quindi c'è il fusto, che lo togliamo che è secco. Abbiamo il fusto bello rosso, fruttificazione, quarta quinta gemma e via. Ce ne sono rimaste 3 e va benissimo così. Queste qui adesso le andiamo a legare in modo da metterle in una posizione a ventaglio, in modo da non farli interferire uno con l'altro, con del tubetto PVC che io mi sono già preparato qui. Se vi ricordate, come vi avevo fatto vedere nella potatura del rovo senza spine, andiamo a fare un'asola sul filo, lo appoggiamo così. Se legassimo così, questo qui scorrerebbe sempre. Invece andiamo ad appoggiarlo, facciamo un mezzo giro, prendiamo il ramo, cerchiamo di allargarlo il più possibile e lo leghiamo. Eccoci qua, bello stretto, vedete che sta fermo così. Uno al lato, uno in mezzo e uno dall'altro lato. Doppio nodo, non abbiamo paura di stringere perché
questo tubetto qui non va a danneggiare la pianta. Se usassimo dello spago dovremmo stare più attenti. Io lo spago per le potature lo sconsiglio vivamente. Qua leggermente allargato. Ed eccoci qua. Così abbiamo tre rami che vanno in tre direzioni diverse e che non andranno a interferire uno con l'altro. Oltre al fatto che mettendo così i rami andremo a facilitare anche la crescita dal piede dei rami in primavera che verranno fuori da qua. Se dovessero essere molto alti, come in questo caso, andremo a fare anche delle legature qua sopra in modo da mantenere la posizione sempre a ventaglio. Poi per come mettere i fili e i pali, fare l'impianto completo del lampone, vi farò vedere un video poi più avanti in primavera dove fare appunto un impianto come questo. Anzi, migliore, perché questi fili poi abbiamo scoperto che restano un po' molli. Ricordate, dopo la potatura, di mettere sempre abbondante letame stallatico al piede della pianta. Io poi uso la pacciamatura, uso un telo pacciamante per evitare insorgere di infestanti. Per questo video è tutto, se avete delle domande scrivetemele nei commenti, ci vediamo nel prossimo video, un saluto dal contadino Nick.